Ciao amorosissimi! Sto iniziando a fare le mie decorazioni natalizie e quest'anno volevo realizzare qualcosina di un pochino particolare. Ho già fatto il piccolo Babbo Natale con il pompon, però stavo cercando qualcosa di ancora più particolare e sfruttando le patelline personalizzabili ho deciso di fare queste ghirlandine da appendere molto molto brillanti, sfruttando un filato favoloso, che è un filato che quest'estate ho usato moltissimo, che però si presta benissimo alle lavorazioni scintillanti perché è veramente molto 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 brillante, quindi è perfetto per fare questo tipo di lavorini. Ovviamente io nel tutorial ve lo farò vedere con un filato più chiaro, quindi userò l'argento, però nel sito trovate vari colori di questo filato e potrete sbizzarrirvi facendone appunto tante di tanti colori. È molto veloce da realizzare, molto simpatica, avete la facoltà poi di colorare o meno la patellina centrale, io ho preferito lasciarla neutra questa volta, nel barattolino l'ho colorata, ora ho preferito lasciarla neutra, poi ognuno di voi appunto deciderà se colorarla oppure no. Non ci rimane che andare a vedere come si realizza. Per realizzare la mia ghirlandina a fiore io ho utilizzato il filato King Lux, che è un filato che ho usato tanto quest'estate, però lo trovo assolutamente adatto alla realizzazione dei progetti natalizi, dei progetti festosi, perché è brillantissimo, è veramente molto molto brillante. Qualsiasi progettino noi realizziamo con questo filato viene veramente luccicante, proprio festoso. E per lavorare ovviamente il progettino avete bisogno della patellina laser e potete scegliere se prendere quella personalizzata con il nome o con la scritta, la dedica che volete, oppure ci sono anche tantissime altre forme, queste forme tutte legate al Natale. Questa per esempio, c'è il piccolo presepe molto molto carina, poi c'è questa con la renna, il fiocco di neve, le campanelline, insomma. Poi decidete voi a seconda del vostro gusto, magari ne prendete due o tre e fate due o tre decorazioni, tutte a sfondo appunto natalizio. Per il tutorial utilizzerò le due campanelle, tanto per cambiare un po'. Per riprendere il filato dai forellini utilizzo l'uncinetto numero 3, ma lavoro tutto il progetto con l'uncinetto numero 3,5. Poi ci occorre un ago da lana, ago e filo da cucito dello stesso in tinta con il filato che utilizzerete, un paio di forbici e un po' di imbottitura. Andiamo quindi subito a vedere come si realizza la nostra ghirlandina a fiore. Iniziamo a prendere la patellina che avrete deciso di utilizzare, entriamo all'interno del primo forellino, di uno dei forellini, e andiamo a tirare su un punto. Poi andiamo a riprendere tutto il giro a punto catenella, ossia maglia bassissima. Entriamo, agganciamo il filo e lo facciamo passare nel punto precedente. Entriamo nel punto successivo, agganciamo il filo e lo facciamo passare nel punto precedente. Entriamo, agganciamo il filo e lo facciamo passare nel punto precedente. E procediamo così per tutti i forellini. Una volta che avremo terminato il giro, solleviamo il filo dall'ultimo punto, tagliamo, sfiliamo, prendiamo un ago da lana, un tiro a fettuccia, è uguale, entriamo nel primo punto realizzato, sotto, lo passiamo tutto, così, poi passiamo sotto l'ultimo punto, così, ed entriamo all'interno del buchino stesso, così, in modo da chiudere in maniera lineare tutto il giro. Ora voltiamo, entriamo nei punti sotto e andiamo a incastrare il filo per 3 o 4 punti, così. E per ora mettiamo via la patellina e andiamo a realizzare il fondo. Allora, se utilizzate il fondo tutto intero, non serve fare il lavoro che faccio io adesso. Se invece utilizzate un fondo aperto, quindi con le aperture, è più carino se gli facciamo anche il retro. E iniziamo con l'uncinetto numero 3,5 e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Quindi entro nell'anellino, chiudo con una catenella e realizzo le mie 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5,
e 6 maglie basse. Adesso stringo l'anellino, non chiudo il giro, entro direttamente nella prima maglia bassa e vado a realizzare 6 aumenti, quindi 2 maglie basse in ognuna delle maglie di base, una e due. Metto un marcapunti nella prima, così almeno so quando inizia il giro, e procedo con un aumento in ogni maglia. Al termine mi ritroverò nel mio lavoro con 12 maglie basse. Terminato il giro, tolgo il marcapunti e procedo con il giro successivo, dove andrò a fare una maglia bassa e un aumento. Quindi una maglia bassa, metto il marcapunti e nel punto successivo faccio l'aumento. Quindi una, rientro nello stesso punto, due. Una maglia bassa e un aumento che ripeterò per tutto il giro, che terminerà con 18 maglie basse. Una volta che avremo terminato, togliamo il marcapunti, procediamo con il giro successivo, dove andremo a fare 2 maglie basse, una e due, marchiamo sempre la prima, e nella terza facciamo un aumento, quindi una e due. 2 maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro, al termine del quale ci ritroveremo nel nostro lavoro 24 maglie basse. Procediamo con il giro successivo, nel quale andremo a fare 3 maglie basse e un aumento, una, due, 3 maglie basse, marco la prima, e nella quarta facciamo l'aumento, quindi una e due. 3 maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 30 maglie basse. Procediamo con il giro successivo, dove andremo a fare 4 maglie basse e un aumento. Quindi una, due, tre, 4 maglie basse, e nella quinta facciamo l'aumento, 1 e 1, 2. 4 maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 36 maglie basse. Procediamo con il giro successivo, nel quale andremo a fare 5 maglie basse e un aumento. Quindi una, metto il marcapunti, 2, 3, 4, 5 maglie basse, e nella sesta facciamo l'aumento. Una, rientro, 2. 5 maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 42 maglie basse. Procediamo con il giro successivo, nel quale andremo a fare 6 maglie basse e un aumento. 6 maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 48 maglie basse. Procediamo con il giro successivo, nel quale andremo a fare 7 maglie basse e un aumento. 7 maglie basse e un aumento che ripeterò per tutto il giro, al termine del quale mi ritroverò nel lavoro con 54 maglie basse. Dopodiché mi chiudo con una maglia bassissima, taglio e fermo il filo. Mettiamo da parte un attimo la patellina all'uncinetto e procediamo con riprendere quella in legno. Entriamo in ognuno dei forellini, in uno qualsiasi dei fori, e riprendiamo tutto il giro a maglia bassa, andando a riprendere 2 maglie basse in ognuno dei fori. Iniziamo chiudendo una catenella, dopodiché rientriamo nello stesso forellino e riprendiamo prima una, quindi agganciamo il filo e riprendiamo una, rientriamo nello stesso foro 2 maglie basse. La catenella iniziale non conta come punto, quindi 2 maglie basse nel primo foro, entro nel foro successivo e nuovamente una, rientro nello stesso foro, aggancio e due. E procedo in questo modo per tutto il giro, quindi in ognuno dei forellini riprendo 2 maglie basse sino al termine del giro. Una volta che ho terminato il giro, mi ritrovo nel mio lavoro 62 maglie basse. Adesso prendo la patellina fatta all'uncinetto, che però ha 54 punti, però avendola lavorata tutta all'uncinetto, la larghezza arriva a quella della patellina in legno. Quindi io adesso, siccome nel giro successivo devo andare a fare 4 aumenti, andrò ad inglobare anche la patellina all'uncinetto, entrando più volte negli stessi punti della patellina dietro. E vediamo come fare. Entro in uno qualsiasi dei punti, così, e vado a chiudermi con una maglia bassa.
E adesso rientro nella stessa e nello stesso punto del dietro e realizzo un aumento, quindi ne ho due adesso. E ho fatto il primo aumento della patellina esterna, metto il marcapunti nella prima maglia. Ora vado a lavorare 4 aumenti, quindi a random, ne faccio uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, va bene? Non è necessario che siano precisi. Quindi adesso entro nel punto successivo e nuovamente nel punto iniziale dietro, perché vi ricordo che dietro noi abbiamo 54 maglie e fuori ne abbiamo 62, quindi dobbiamo comunque sfruttare più volte alcuni punti della patellina all'uncinetto. Cambio l'uncinetto, prendo il numero 3 e mezzo. Entro nel punto successivo della patellina esterna e nuovamente nel primo punto di quella dietro e realizzo la seconda. Punto successivo nella patellina di fronte e punto dietro. Praticamente io vado ad entrare nei punti della patellina dietro a seconda di come me li ritrovo, perché io devo arrivare al termine del giro che ho inglobato praticamente tutta la patellina esterna. Quindi entro nel punto successivo. Mi inserisco nel punto che ho dietro. Qualche volta mi capiterà di rientrare, vedete come in questo caso, nello stesso punto. L'importante è che noi riprendiamo tutti i punti dietro e tutti i punti davanti. Adesso vado a lavorare ancora un po' di punti. Adesso faccio un altro aumento, quindi entro nel punto successivo una volta e due volte. Quindi il secondo aumento l'ho fatto, adesso devo fare il terzo, lo farò tra una decina di punti, 10-15 punti. Ecco qui, adesso faccio un altro aumento, quindi entro nel punto, lavoro una maglia, rientro nello stesso punto e ho fatto il terzo aumento e procedo terminando la ripresa di tutti i punti e andando ad effettuare un ultimo aumento più o meno in questo punto qui. Ecco qua, io qua faccio l'ultimo aumento, 1 e 2, e termino andando a chiudere completamente, ad unire completamente le due patelline. Ecco qua, io adesso ho chiuso, unito le due patelline, vedete l'effetto è questo, veramente molto carino. Adesso mi ritrovo nel mio lavoro 66 maglie basse e ora procedo con la lavorazione del progettino. Ora vado a lavorare 10 maglie basse e un aumento. Mi porto dietro il filo di lavorazione così almeno lo inglobo all'interno dei punti. Quindi una, metto il marcapunti, due, dieci maglie basse e nell'undicesima vado a fare l'aumento. Quindi una e una, due. 10 maglie basse è un aumento che ripeterò per tutto il giro, al termine del quale mi ritroverò nel lavoro 72 maglie basse. Poi procedo con il giro successivo, nel quale andrò a fare 11 maglie basse è un aumento per 6 volte, e al termine del giro mi ritroverò nel mio lavoro 78 maglie basse. Nel giro successivo farò 12 maglie basse un aumento per 6 volte, che mi daranno 84 maglie basse. Nel giro successivo lavorerò 13 maglie basse un aumento per 6 volte. E otterrò 90 maglie basse. Quindi procedo andando ad aumentare una maglia ogni 6 spicchi sino ad avere nel mio lavoro 90 maglie basse. Ci ritroviamo adesso 90 maglie basse nel nostro lavoro. Procediamo con il lavorare 6 giri concentrici di 90 maglie basse, quindi per 6 giri lavoriamo le maglie come si presentano. Una volta che avremo terminato, procediamo con andare a stringere nuovamente il nostro lavoro e procediamo con il giro successivo, quindi dopo i 6 giri di 90 maglie, procediamo con andare a lavorare 13 maglie basse e una diminuzione, quindi lavoriamo la prima maglia bassa, mettiamo il marcapunti, 2, 3, 13 maglie basse e una diminuzione. La diminuzione la facciamo andando a prendere le due costine esterne dei due punti successivi, quindi costina, costina esterna, passo le due costine col filo e poi chiudo la maglia bassa e così faccio la mia diminuzione. E procedo con 13 maglie basse e una diminuzione per 6 volte e al termine del giro mi ritroverò nuovamente nel lavoro 84 maglie basse. Procediamo con il giro successivo nel quale andremo a fare 12 maglie basse e una diminuzione. Quindi come prima, una, marchiamo,
E procediamo con le nostre 12 maglie basse, 2, 3, 12 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per 6 volte. Al termine del giro ci ritroveremo nel nostro lavoro 78 maglie basse. Procediamo con il giro successivo nel quale andremo a fare 11 maglie basse e una diminuzione. 11 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 72 maglie basse. Nel giro successivo faremo 10 maglie basse e una diminuzione sempre per 6 volte e al termine del giro ci ritroveremo nel nostro lavoro 66 maglie basse. Procediamo adesso andando a lavorare 4 diminuzioni nel corso del giro successivo, così come abbiamo fatto 4 aumenti all'inizio, adesso dobbiamo fare 4 diminuzioni. Quindi iniziamo subito con la prima. Facciamo una diminuzione, mettiamo il marcapunti, poi lavoriamo più o meno sino a un quarto del lavoro, facciamo un'altra diminuzione la facciamo qui e un'altra la facciamo qui. Quindi nel corso del giro andiamo a lavorare 4 diminuzioni in modo da ritrovarci al termine del nostro giro con nuovamente 62 maglie basse. Una volta che avremo terminato, togliamo il marcapunti. Andiamo a chiuderci con una maglia bassissima nell'ultima maglia, poi tiriamo, tagliamo un pezzettino di filo abbastanza lungo, oppure prendiamo ago e filo, un colore che si sposi bene con quello del filato utilizzato, e ago da cucito. Io cucirò tutto con il filo di lavorazione, lo sfiliamo. Adesso vado a fare 10 mucchietti di imbottitura, più o meno uguali. Una decina di mucchietti, poi se non sono precisamente identici non importa perché tanto i petalini, anche se non sono tutti uguali, no, non succede assolutamente niente. E andiamo ad inserirli uno accostato all'altro all'interno della lavorazione, così uno accanto all'altro. In questo modo. Adesso prendiamo un ago da lana, inseriamo il filo nell'ago e andiamo a chiudere praticamente la lavorazione alla base. Spostiamo un po' i mucchiettini, andiamo alla base, ci agganciamo a un punto così e tiriamo. Vi agganciate al punto successivo di base così e poi al punto successivo superiore. Tirate e fermate. Punto successivo di fronte e tirate. Se volete lavorare in maniera più comoda, potete andare ad inserire l'imbottitura a mano che stringete. Quindi chiudete un po' di punti, così li chiudete molto più comodamente. Così. E poi andate a inserire l'imbottitura in modo che così non diventate matti. Poi chiudete un altro po' di punti. Tre punti più o meno, tre o quattro. E inserite un altro batuffolino di imbottitura. E procedete così sino ad averli inseriti tutti. Una volta che avremo chiuso tutto quanto, procederemo con la formazione dei petalini. Ora, se avete inserito le 10 pallette, andate a dividere con le dita in modo che siano ben delineate le linee di divisione, così, e andrete a stringere con il filato formando i petalini in questo modo. Qui avete le due pallette di imbottitura con il filo uscite sull'esterno, avvolgete la parte e andate a fermarla sul retro. Quindi ag vi agganciate alla base, tirate il filato, così poi tenete col dito, vi agganciate nuovamente al punto, fate un punto asola e tirate. Avete formato il primo petalino, poi se proseguite petalo per petalo, quindi entrate dentro col filato
sino alla giunzione, sino allo spazio successivo, così, uscite sull'esterno in corrispondenza della divisione, così, avvolgete, vi agganciate nel punto dietro, così, poi tirate il filo. Tenete tutto con il dito, vi agganciate sempre al punto sotto e andate a fare un punto asola. Tirate, vedete? E i petalini si formano in questo modo. Quindi passate al punto successivo, uscite nella parte di fronte in corrispondenza della divisione, vi aiutate con le dita a dividere bene. Passate sul retro, vi agganciate al punto corrispondente dietro, tirate il filo, tenete col dito, rientrate nel punto e chiudete il punto asola e tirate. E così si formano i petalini. Non è detto che debbano essere tutti uguali e procedete in questo modo per ogni petalo. Una volta che abbiamo chiuso tutte le pallette, andiamo a prendere un pezzettino di filo, lo inseriamo nel lago ed entriamo nella sommità della palletta corrispondente al diritto della patellina. Entriamo proprio sulla punta, così, lasciamo un pezzettino di filo, lasciamo 10 centimetri più o meno. 7, 8, 10 centimetri a seconda di quanto vogliamo lungo il cordino, poi facciamo un altro punto, rientriamo nello stesso punto, facciamo un altro punto, facciamo un paio di nodini per fissare il filo, così stringiamo bene e poi li facciamo sparire all'interno della lavorazione. Quindi entriamo all'interno della palletta e facciamo sparire il filo all'interno e lo facciamo anche con l'altro. E a questo punto la vostra ghirlandina è terminata. È veramente deliziosa, guardate come brilla. Veramente molto molto carina, facile e veloce e simpaticissima, un po' diversa dalle solite decorazioni, dalle solite ghirlandine che facciamo e vediamo. La possiamo fare di diversi colori con le diverse patelline interne per cambiarle e in questo modo potremo abbellire in maniera molto elegante, semplice e veloce le nostre case. In alternativa al King potrete usare anche il Charlie 3, l'acrilico, e vengono molto molto carine lo stesso. Adesso non vi rimane che prendere in mano l'uncinetto e il filato e provare a farle. Il tutorial a questo punto l'avete capito, è terminato. Non mi rimane che ringraziarvi come sempre per il vostro enorme affetto, mandarvi un grande bacio e aspettarvi al prossimo tutorial. Ciao amorosi!